I'm standing here, I'm coming clean with my hands on my face, I'm on my knees. Wanna hold your hand, touch your skin, feel the warmth of your fingertips. I will not go, I will not leave. This is all of me, you're a part of me, you're a part of me. Ciao ragazze! Allora, oggi mi vedete un po' diverso dal solito perché, diciamo, ho provato, che è la parola giusta, ho provato a fare i ricci, però non con i bigodi, non con le piastre, ma con, diciamo, dei tubicini di tipo gommini, non so spiegarmi, sembra tipo, aspettate che non mi viene il termine, gomma piuma, ecco. Dei tubicini lunghi così e praticamente all'interno hanno un filo di ferro che aiutano ad avvolgere le ciocche, a fare delle specie di nodini e tenerli lì. Infatti dovete vedermi prima, avevo una testa così praticamente. Vediamo quanto durano, adesso non sono un granché perché li ho appena tolti e devo passarci ancora le dita dentro per aprire questi boccoloni, ma visto che per ora sono ancora in casa, non devo ancora uscire, me li tengo così, così almeno quando poi esco forse il riccio, i capelli durano un pochettino di più. Comunque, chiusa parentesi, perché questo, come avrete letto dal titolo, è un video giveaway. Questo qua è il regalo che vi farei vedere subitissimo e dopo vi spiego le regole, che poi comunque vi lascio sempre qua sotto nell'info box. Allora, questo qua è il regalo che voglio fare a una di voi, visto che pian piano stiamo crescendo. Vi ringrazio come sempre tantissimo perché ho iniziato quasi un annetto fa e non pensavo di arrivare già a tutte queste iscrizioni, perché comunque ho iniziato, diciamo così, per gioco e non mi sarei mai aspettata di avere questo bel riscontro positivo con delle persone che non mi conoscono, a cui piacciono i miei consigli, che mi ascoltano, che mi guardano. Quindi grazie, un bacione a tutte. Allora, questo appunto è il regalo che verrà in questo beauty qua di Avon, che è veramente bellissimo, ce l'ho anche io ed è comodo soprattutto quando uno va in viaggio o magari quei viaggi da pochi giorni o magari anche, che ne so, quando andate a lavoro, volete portarvi le vostre cosine dietro. Questo qua, vedete, è piccolino, quindi diciamo abbastanza comodo. Poi adesso utilizziamo sempre delle borse gigantesche, quindi questo ci entra benissimo. Adesso vi faccio vedere il suo contenuto e spero vi piaccia. Allora, iniziamo subito. Questo qui è un bagno doccia al strawberry e erdbeer. Non so cosa sia erdbeer, strawberry è praticamente il... non mi viene, i lamponi mi sembrano. Comunque, questo qua, vedete, formato piccolino. Non potevo non farvi questo colore all'interno dei premi, quindi questo qui è veramente buonissimo, anch'io me l'ero comprato e vi devo dire che è veramente buono, bello fruttato come piace a me. Poi vi ho messo questa crema per il corpo di Bottega Verde al mughetto, anche questa piccolina, ho preso, diciamo, delle cosine formato mignon, tra virgolette, così che potessero stare tutte all'interno del beauty, perché ho già accumulato anche altre cose che poi voglio regalarvi, però qua non ci stavano perché ci sono magari dei flaconi così e non ci stavano. Allora ho messo delle cosine piccoline ma diciamo carine. Quindi questo qua, anche questa l'avevo provata e mi sono trovata veramente benissimo perché ha una profumazione veramente buona. Poi questo profumo di fiori io adoro, poi il mughetto è una delle mie fragranze preferite, ho anche tanti incensi a questo gusto qua perché è strepitoso. Poi vi ho voluto mettere questa pinza qua, questo marroncino così, che è sempre comodo da avercela dietro.
nell'evenienza, queste pinze qua servono sempre e se ne hai solo una in casa, stai sicura che si rompe e non hai il sostituto. Quindi questa qua ho pensato fosse una cosa più che altro utile. Poi vi ho preso da H&M questo smaltino qua che non vi tolgo dalla carta, anche se comunque non è che lo apro comunque. E questo smaltino qua, aspettate, questo rosa tutto pearlescente, un po' brillantinato, è veramente bellissimo. Non so come si chiami perché Darling Pink. Bellissimo, veramente anche questo non potevo non mettervelo. Cioè, io quando faccio i giveaway metto sempre le cose che io adoro. Poi questo qua ce l'ho anche io ed è il lip gloss dell'Essence L'XXXL Shine ed è questo colore qua. Aspettate, ok, questo grigio tutto brillantinato al suo interno. Questo qua me l'ha anche regalato Ilaria per Natale e io ne avevo già comprato uno per voi, quindi praticamente ce l'avrò sia io che una di voi. Poi vi ho messo questa palettina qua che ho comprato in Francia e avevo pensato di prenderla per me, poi alla fine ci ho pensato e ho detto ma no, lo voglio regalare, così provate anche queste colorazioni qua che sono tutte sui toni del viola, del lilla, glicine, bellissimi. Questi sono i miei colori preferiti, infatti, come vi ho detto, questo lo volevo tenere per me, però ho pensato a voi e mi sembrava molto carina come idea. All'interno c'è anche il suo applicatore che mi sembra sia anche lunghetto. Non vorrei sbagliare, comunque poi mi piaceva molto questo packaging, guardate tutto decorato in questo modo, bellissimo. Poi di Avon vi ho voluto mettere questo che è praticamente un ombrettino in crema ed è la colorazione Blueberry Cream. Non ve lo apro neanche questo, ve lo faccio solo vedere. Fatto così, vedete. E viola all'interno e poi questo rosa cipria, rosa chiaro, bellissimo veramente. Poi cremoso è sempre utile perché magari quando siete di fretta, però non volete uscire senza trucco, questi sono l'ideale. Poi anche questo non ve lo faccio vedere perché è nuovo, sigillato e quindi vi rimane così. Questo qua è il mascara di Avon, quello silver, che se mi aspettate un attimo vado a prendervelo così ve lo faccio vedere. Comunque questo qua poi sarà il vostro. Vedete, silver, non so se si legge comunque. E adesso vado a prendere il mio. Eccomi. Allora, questo qua. Allora, prima faccio vedere che non ho barato, ma questo sarà il vostro, questo è il mio. Ed è questo grigio qua che deve mettere per forza a fuoco, aspettate. È un grigio simile al vestito che sto indossando ed è tutto brillante all'interno, non è glitterato, è brillante. Vi faccio vedere anche lo scovolino. Questo qua l'ho utilizzato, forse ho utilizzato quello oro nell'ultimo tutorial, quello di Capodanno. Lo scovolino è fatto così, ecco così vedete anche il colore, molto fine, molto piccolino perché è fatto soprattutto da applicare sulle punte, anche se io nel mio tutorial l'ho applicato su tutte le ciglia perché non colora tantissimo, anche quello oro sono uguali, non colorano tantissimo, li ho presi perché mi piacevano e ho pensato anche di regalarvelo perché mi piaceva, però questo qua io vi consiglio di applicarlo su tutte le ciglia, giusto per dare non tanto questo colore qua, ma per dare un po' di luce al vostro sguardo, alle vostre ciglia, perché non colora tantissimo, ecco, rispetto a un mascara colorato viola o blu, praticamente non si vede. Comunque ve l'ho messo perché mi piaceva e poi ce l'ho anche io, quindi. Poi vi ho voluto inserire questo qui che è un fondotinta liquido, questa è la colorazione Ivory ed è una colorazione che secondo me va un po' bene a tutte, quindi.
ho cercato di arrivare a una colorazione più o meno simile a tutte, anche se sapete che comunque i fondotinta fatti in questo modo qua possono essere mescolati per dare ancora più la veridicità della vostra carnagione. Comunque questo qua è il barattolino. Cioè, questo è il formato normale, la colorazione appunto è questa, Ivory, che è anche una colorazione che utilizzo io. Poi alla fine dipende dalle marche, dai fondotinta, se sono liquidi, se sono cremosi, se sono compatti. Non si può scegliere sempre la stessa colorazione perché ogni marca, ogni consistenza ha una colorazione. Non dico completamente diversa, però diciamo simile, ecco, quindi questo qua penso che vada bene a tutte. E poi, come ultima cosa, vi ho messo dei campioncini, due campioncini. Questo qui della Lancôme, che è la crema. Aspettate che devo leggere. No, il correttore per le rughe, questo qua. Mentre di qua abbiamo il fondotinta, sì, il fondotinta della tenuta di 24 ore. Fatto così, vedete? Così almeno provate questi prodotti, se vi piacciono potete comprarveli. E poi di Dior vi ho voluto mettere questo che me ne avevano dati due campioncini io. Ne ho utilizzato uno e poi ho pensato a voi. Questo qua praticamente è la crema, diciamo, ringiovanente per gli occhi. Quindi è un contorno occhi, vedete, mignon veramente, però contorno occhi se ne usa veramente pochissimo, se ne mette giusto un pochino qua e poi si va a tamponare, a picchiettare su tutto il contorno. E vi devo dire che io mi sono trovata benissimo, però non vado di certo a comprarmelo perché Dior è cara, 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 troppo cara. E voilà, questo è svuotato. All'interno c'è anche questo cosino qua col gel per mantenere. Boh, non lo so, per togliere l'umidità mi sembra. Comunque, vi lascio anche quello. I premi sono finiti, spero vi piacciono. Come vi dico sempre, non sono né tanti né pochi, perché sapete che ormai ogni mese faccio un giveaway, quindi mi piace più fare questi premiettini piccolini tutti insieme, ogni mesetto, così riesco ad accontentare qualcuna in più di voi, anche se so che è difficile, è sempre difficile vincere a questi giveaway. Io stessa partecipo e non vinco mai, però uno ci prova. Io sono per l'idea che si può provare, non costa niente. Se vinci, vinci, se non vinci, amici come prima, cioè non. Penso che sia una cosa più che altro così divertente e carina partecipare a questi concorsi. Comunque, le regole sono sempre, sempre le solite. Sicuramente mi dimenticherò qualcosa, quindi leggete bene qua sotto nell'info box la data anche della chiusura di questo giveaway. Ve la lascio qua sopra, e poi ovviamente ve la scriverò anche qua sotto, sia sul titolo che nell'info box. Commenti illimitati, sempre con però un senso logico, non insulti ovviamente. Sarebbe bello, come fate praticamente ormai negli ultimi giveaway, se mi scrivete dei consigli, se mi dite cosa vi piacerebbe vedere di più su questo canale, se vi piacciono più i tutorial, gli outfit, anche se outfit, come sapete, non ne faccio tantissimi perché mi faccio sempre riprendere. Adesso però, avendo la videocamera, al massimo mi metto davanti allo specchio e vi mostro il mio outfit, così facciamo una cosa un po' più casalinga, casereccia, però così vi faccio vedere un po' più di video outfit. Poi, questo video, se mi fate un piacere se lo mettete tra i preferiti, è una regola diciamo obbligatoria, e obbligatorio è anche, vabbè, l'iscrizione al canale, non così ma così si fa, perché adesso la grafica è cambiata, quindi l'iscrizione al canale che trovate iscriviti qua sotto vicino al nickname.
E un'altra cosa obbligatoria è mettere il mi piace sulla mia pagina Facebook, tutto qua sotto trovate. Come sempre, se non avete Facebook, basta che per ogni commento che mi lasciate, mi scrivete tra parentesi o mi scrivete come volete, che non avete Facebook. E pensavo anche, se non è troppo disturbo, se quando mi scrivete un commentino, magari mi scrivete anche un commento con il vostro nick, il vostro nome su Facebook, così poi mi è un po' più facile andare a rintracciare se siete voi le vincitrici il nome e così vedo che tutto è stato nelle regole, anche se fino adesso non ho mai avuto problemi perché i nomi li ho sempre trovati, però è per una mia sicurezza in più, tanto non penso che vi pesi scrivermi, sì, il vostro nickname. Come vi ho detto, sicuramente ho dimenticato qualche regola, qua sotto trovate tutto. Spero che queste cosine vi piacciono. Scusate se oggi ho questo look un po' pazzo. Ecco, fatemi sapere anche se vi piacciono i ricci, se vi piacerebbe vedermi un po' più riccia, un po' più così stravagante in testa. Anche se queste cose qua le faccio veramente ogni tanto perché è una perdita di tempo mettersi lì e girare i capelli, almeno io non ho quasi mai tanto tempo da dedicare per fare cose strane, più che passarmi il phon non faccio di solito, comunque così ogni tanto se vi piace vi faccio anche vedere i miei capelli in un altro modo e ci vediamo al prossimo video, ciao!